Salve a tutti youtubers, benvenuti in questo nuovo video. Me l'avete chiesto in parecchi, non tantissimi, ma alcuni di voi me l'hanno chiesto. Ritorniamo nella serie Morte e oggi analizziamo la morte secondo il mito giapponese. Perché faccio le virgolette? Perché i giapponesi sono divisi principalmente, faccio un'approssimazione, fra shintoismo e buddismo, e molte famiglie praticano e credono nelle credenze di entrambe le religioni contemporaneamente. Quindi questo sarà un video polpettone in pratica, in cui analizzeremo la concezione della morte dell'aldilà secondo gli shintoisti e i buddisti, per l'appunto secondo i giapponesi, perché è un titolo più clickbait in pratica. Per adesso bando alle ciance e sigla. Cominciamo innanzitutto, perché è un po' più breve da spiegare, con la concezione shintoista della morte. Innanzitutto c'è da dire che, secondo gli shintoisti, l'anima degli esseri umani è immortale, così come quella degli spiriti e dei kami. E una volta finita la vita di un essere mortale, semplicemente l'anima passa a un diverso livello di esistenza. Ora, principalmente il mondo fisico e metafisico degli shintoisti è diviso in tre sezioni. C'è il nostro mondo, che viene chiamato Ashinara no Nakatsumi, che significa più o meno piano centrale delle canne di palude, ed è il mondo dove vivono gli esseri umani, i mortali. Poi ci sono due mondi, uno posto nei cieli e uno posto sottoterra. Il primo regno, il piano superiore, si chiama Takamagahara, significa le piane del paradiso, le piane paradisiache. Per l'appunto è un paradiso, un luogo bello, ameno, con vegetazione rigogliosa, il sole splende sempre, tutti vivono in pace, e per tutti si intendono però gli Amatsukami, ovvero i kami, i dei giapponesi shintoisti. Qui dovrebbero avere ognuno una sua casa, ognuno un suo luogo, e sarebbero in teoria governati dalla dea Amaterasu no Mikoto, che è la figlia di Izanagi, sorella di Tsukuyomi e Susano, dea del sole, e in teoria suprema regnante del regno degli dei, anche se poi ci sarebbero dei superiori da considerare. Comunque lasciamo perdere. Non si sa di esseri umani però che vengono premiati per una condotta positiva a diventare abitanti di questo luogo. In pratica sembra che per abitare in questo paradiso bisogna essere obbligatoriamente degli dei, quindi prima bisogna diventare dei kami e poi si può ascendere a questo paradiso. E voi penserete, ma sarà una cosa difficilissima. No, in realtà ci sono moltissime persone che dopo la morte vengono divinizzate, quindi in realtà non sarebbe nemmeno così difficile trovare esseri umani che vengono poi divinizzati e vanno ad abitare nel Takamagahara. Un ultimo accenno su questo regno: pare che il momento della creazione tutta la luce dell'universo si sia concentrata in questo regno superiore e l'abbia creato, invece tutto quanto la roba torbida e la sporcizia e il fango si sia condensata per creare il nostro piano di esistenza. Sì, forse un po' offensivo in realtà. Passiamo invece al piano inferiore, quello che si trova al di sotto del piano mortale, letteralmente, perché in realtà, secondo il credo giapponese, è perfettamente raggiungibile andando sottoterra. Stiamo parlando dello Yomi, il regno dell'oscurità, che altro non è se non l'Ade della mitologia greca o l'Hel della mitologia norrena. È questo luogo sotterraneo buio, triste, sconsolato, umido, in cui le anime, tutte le anime degli esseri mortali e degli esseri umani, vanno a finire dopo la morte, indipendentemente che abbiano vissuto in maniera nobile oppure da criminali in pratica. Qui le anime dei morti semplicemente stanno. Ci viene detto dal mito che lo Yomi è una terra inquinata, perché sappiamo che Izanagi, uscendo fuori da questo mondo, dovette purificarsi e lavandosi a una fonte sacra, togliendosi questa sporcizia di dosso, generò Amaterasu, Tsukuyomi e Susano. Quindi viene fatto spesso un collegamento fra l'essere morti o essere malvagi e la sporcizia.
suprema regnante del mondo dello Yomi è la moglie di Izanagi, Izanami, che vi ricordo è morta e il marito cercò di andare a recuperare, ma lei ormai aveva già mangiato i frutti dello Yomi che l'avevano trasformata in una divinità morta vivente, molto simile a Eri in realtà, con la pelle in decomposizione, mezza morta e mezza viva, eccetera eccetera. E qui la dea dovrebbe in teoria comandare tutto un esercito di creature mostruose, diciamo demonia, che infatti lei minaccia il marito mandandogli alle calcagna appunto dei demoni mentre lui scappava a gambe levate dopo averla vista brutta e mezza morta. A questi tre mondi, ovvero il piano superiore, il piano di noi esseri umani e il piano inferiore dello Yomi, si accosta poi un altro mondo che si chiama Tokoyo, ma di cui sappiamo davvero molto molto poco. Dovrebbe essere un altro mondo sotterraneo, ma si dovrebbe trovare negli abissi marini. Delle volte però il suo nome è semplicemente un sinonimo di Yomi, infatti Tokoyo e Yomi delle volte sono lo stesso luogo, tetro e buio e sotterraneo. Secondo un'altra teoria invece il Tokoyo dovrebbe essere assimilabile a un altro regno chiamato Nenokuni, che potrebbe essere o un regno immerso nel fondo dell'oceano, come ho già detto in pratica, oppure addirittura separato dagli altri mondi e sospeso nell'aria, nel vuoto, di cui non sappiamo praticamente null'altro. Sappiamo semplicemente che da questo luogo dovrebbe essere passato Susano dopo che fu esiliato da Takamagahara, da suo padre Izanagi. E siccome il Kojiki ci dice che Susano vagò per un luogo separato dagli altri, siccome tanto Tokoyo quanto Nenokuni significano luoghi separati, luoghi adiacenti, nascosti, potrebbe significare che per un certo periodo di tempo Susano abbia vissuto in questo mondo. Ma davvero non sappiamo nient'altro. Ci sono poi altre leggende circa il destino delle anime dei morti dopo la morte, per l'appunto, e in questo campo entra la leggenda del fiume Sanzo, che è praticamente il classico fiume dell'oltretomba, come lo Stige per esempio, che le anime dei morti devono attraversare per raggiungere l'altro mondo. La leggenda ci dice che ci sono tre modalità con cui è permesso alle anime attraversare questo fiume a seconda di come si sono comportati in vita del karma che hanno accumulato. Se per esempio una persona è stata particolarmente buona, la sua anima aveva il permesso di passare attraverso un apposito ponticello costruito sul fiume. Se invece una persona aveva vissuto una vita senza infamia e senza lode, aveva a disposizione quello che viene definito come un sentiero nel fiume fatto di rocce magari un po' scivolose, un po' malmesse, in cui si poteva camminare, diciamo agevolmente, ma si poteva anche cadere nelle acque. Che problema c'è nel cadere nelle acque? Beh, le acque sono infestate dai più temibili spiriti e mostri dell'oltretomba, secondo questa credenza. Ed in effetti le anime delle persone che sono state cattive in vita devono attraversare il fiume Sanzo a nuoto, venendo dilaniati e torturati da questi spiriti, da questi demoni, da queste creature spiritiche che se li vogliono pappare. Sulle sponde del fiume poi ci sarebbero due creature, due che chiamiamoli mostri perché in effetti hanno sembianze mostruoso, Datsueba e Keneo, che sono rispettivamente un mostro donna e un mostro uomo, che sembrano degli uomini anzianissimi e a dir poco brutti in pratica, che pescano le anime dei morti dal fiume Sanzo, gli tolgono i vestiti e li pesano. Il peso dei vestiti corrisponde alla quantità di azioni buone o cattive che hanno compiuto in vita, più o meno come accade nel mito della presa dei cuori egiziano. Molti giapponesi credono nella speranza che l'Amida Buddha conduca le anime dei morti particolarmente buone in quella che viene chiamata la terra dei puri, praticamente il nostro paradiso, una terra dove tutto è bello e le anime possono vivere per l'eternità in pace. Ma a questo punto noi chiudiamo con lo shintoismo e arriviamo al buddismo.
Ma finito di parlare di shintoismo, direi che per questa settimana ci fermiamo qui, perché la prossima parte sarà comunque bella lunghetta. Quindi, per la seconda parte sulle credenze buddiste della vita dopo la morte, ci vediamo settimana prossima, giovedì prossimo. Quindi, io spero di avervi interessato con questa prima parte di video, di avervi fatto piacere. Vi ringrazio tutti quanti i commenti, i piace e condivisione a questo, tutti quanti gli altri video. Grazie a tutti quanti il supporto. Se il canale vi piace, continuate a farlo come vostro solito. Vi ricordo, pagina Facebook in descrizione. Noi ci vediamo sabato con Scontri Mitologici e giovedì prossimo con la seconda e ultima parte della morte secondo il mito giapponese. Bye!